Niente, volevo liberarmi, lui è andato sulla terra, ha fatto finta di essere morto, ma purtroppo dopo ho giocato tutta la partita, ha giocato bene. Io non ho fatto nessun fallo di reazione perché non ho girato, dopo non ho fatto niente. Io non ho sentito fischio di arbitro, volevo liberarmi e andare verso la porta. Vedi cosa lei ha detto? No, io non ho parlato con nessuno, neanche con l'arbitro. Nel momento del calcio ha alzato il cartellino rosso e tal? No, visto che l'arbitro sta cercando il cartellino rosso, allora sono andato in spiaggia. Ma niente, io stavo rincorrendolo e lui mi era scappato, l'ho preso per la maglia e l'ho cinturato. E lui ha avuto un gesto di reazione che mi ha colpito al collo, in piena faccia, e l'arbitro era lì vicino e penso che è stato per questo fallo di reazione. Al di là infatti che io mi sono beccato l'ammonizione mentre lui è stato espulso. Torino-Juventus, un derby non violento ma comunque molto duro dal principio alla fine. Boniek è stato espulso al 35esimo del primo tempo. Un momento chiave nell'economia della gara. E per obiettività vi mostriamo anche gli episodi che possono avere aumentato il suo nervosismo. Dopo un avvio rabbioso dei Granata, i bianconeri avevano prontamente reagito, trascinati proprio da Boniek, protagonista di una conclusione ribattuta da Terraneo. La squadra di Trapattoni si era avvicinata al gol soprattutto in questa occasione. Rossi, dopo una staffilata di Platini, si era infatti trovato a tu per tu con Terraneo. Il Torino non attendeva l'avversario nella propria metà campo come contro la Roma, ma assumeva perentoriamente l'iniziativa e insidiava Tacconi con una invenzione di Selvaggi in area. In panchina Bersellini, memore dell'espulsione nel match contro i giallorossi, si imponeva il self-control temperamento permettendo, mentre Trapattoni non aveva bisogno del megafono per farsi sentire. Posizione! Vediti così! Giù, Michel! Dai! Vai, vai! Torciali su! La partita si faceva spettacolare ed equilibrata. Nella zona di Gentile, Beruatto creava non pochi problemi alla retroguardia juventina, fornendo ad Hernandez, ad esempio, un pallone invitante. Al 35esimo l'episodio chiave rappresentato dall'espulsione di Boniek, prima di un finale di frazione senza sussulti. Due grandi campioni alla fine del primo tempo, Gigi Riva e Dino Zoff. Gigi, una partita tra Torino e Juventus un po' nervosetta, no? Quell'espulsione che ti è sembrato? Ma mi pare che sia normale che ci sia un certo nervosismo, la partita è molto sentita, l'agonismo fa parte del gioco del calcio. Purtroppo c'è questa espulsione di Boniek che rischia di compromettere lo spettacolo. Come hai visto questi primi 45 minuti? Direi molto bene, cioè Torino molto aggressivo e la Juve controllava bene. E per di più è uscito Boniek, ripeto che fino a quel momento secondo me era stato il migliore in campo. Grazie Gigi. Dino Zoff, osservatore speciale della Juventus. No, qua sono in casa, quindi non faccio l'osservatore. Sono a gustarmi la partita, un ottimo primo tempo. Certamente questa espulsione non ci voleva. Speriamo in questi secondi 45 minuti. Nella ripresa il Torino capitalizzava la superiorità numerica, avvisando subito i rivali con questa azione rifinita da Zaccarelli e perfezionata da Schachner. I Granata passavano in vantaggio su cross di Beruatto e conclusione al volo di Dossena, migliore in campo, in un'azione nella quale la Juventus era costretta a rinunciare anche a Cabrini, momentaneamente a terra. Lo stesso Cabrini, su punizione di Vignola, confermava la sua fresca e straordinaria vena di saltatore, sfruttando persino la spinta di Corradini per saltare più in alto di tutti. Ed ecco infine il gol della vittoria, propiziato da un affondo di Hernandez e da un colpo di tacco di Schachner. Selvaggi perforava per la quarta volta nella sua carriera la porta juventina. La Juventus ha perso, secondo te qual è la tua opinione? Qual è la mia opinione? Hanno fatto il primo gol, eravamo 9 sul campo, hanno fatto il secondo gol, eravamo 10 sul campo, a 11 forse potevamo vincere. Primo quarto d'ora la Juventus ha veramente schiacciato la nostra metà campo,
ha impegnato severamente Terano, che si è calata molto bene. Dopodiché noi abbiamo preso il sopravvento, abbiamo secondo me dominato la gara, agevolati anche poi dall'espulsione di Boniek. Direi però che anche quando c'era Boniek in campo la mia squadra si era ripresa molto bene e sicuramente sarebbe stata, come poi è stata, una buona gara. Beh, il derby l'abbiamo visto tutti, era iniziato direi piuttosto bene, sia contrattaccavamo tutte e due. Penso che i tifosi, i spettatori si divertivano, c'erano state delle azioni nostre, delle azioni del Torino, le squadre non rinunciavano al gioco, è chiaro che alla mezz'ora penalizzati di questa espulsione io non vado a giustificare se meritasse o meno, però senza dubbio questo ha falsato un pochettino quello che era la predisposizione da parte, perlomeno parte nostra.